In un momento così delicato per la nostra forestazione, dovuto anche alle alte temperature che fanno aumentare gli incendi nei boschi, succede che i lavoratori della forestale vengono licenziati e sospesi. Nel mese di agosto, al posto di mantenere gli operai nei cantieri, vigilando su eventuali piromani e rafforzare così il comparto forestale, si sbaraglia un sistema mettendo anche in ginocchio le famiglie dopo appena un mese di lavoro. Tutto ciò si verifica nella regione siciliana, dove 18.000 lavoratori forestali sono in balia di un sistema lavorativo non attuabile nemmeno in Uganda. Una storia non a buon termine, ma un incubo per i tanti che da decenni sono messi alla porta umiliati perennemente. Nella fattispecie, la fascia di garanzia occupazionale di 101 giornate attendono 6 mesi per iniziare a lavorare, effettuano solo 34 giornate e vengono licenziati per iniziare tra 2 mesi circa, completando le giornate magari entro il 31 dicembre. Nessuna risposta arriva nonostante la manifestazione di qualche giorno fa indetta dai sindacati unitari CGL e CISL e UIL davanti all'Assemblea regionale siciliana. Sentiamo il segretario provinciale della FLAI CGL di Agrigento, Giuseppe Di Franco. Stamattina FLAI e UIL sono di fronte all'Assemblea siciliana per protestare contro il disegno di legge del governo Musumeci sul settore forestale. Chiediamo la modifica o l'abrogazione di questo disegno di legge che non prevede nessun investimento nel settore forestale, non prevede nessuna tutela del patrimonio boschivo siciliano. Quest'anno già stiamo pagando le conseguenze dell'avvio in ritardo dei lavori di prevenzione. Crediamo invece che bisogna investire in questo settore, bisogna creare le condizioni affinché ci sia una maggiore tutela e salvaguardia del patrimonio boschivo, la lotta al dissesto idrogeologico, una forestale produttiva. E da qui, da questo lavoro, bisogna anche migliorare le condizioni di vita dei lavoratori che vi lavorano e prevedere anche un ricambio generazionale che possa permettere al bosco e al suo patrimonio di essere tutelato nel migliore dei modi. Noi crediamo che stamattina i gruppi parlamentari che ci ascolteranno debbano prendere nota delle nostre richieste, portare quindi le opportune modifiche all'interno delle commissioni in maniera tale che questo provvedimento possa entrare in Parlamento ed essere votato dalla maggioranza dei deputati e creare una riforma seria, una riforma che preveda un futuro della forestale pubblica, che non veda lo smantellamento previsto da questa riforma, che secondo noi va verso una privatizzazione. Noi pensiamo che la forestale debba rimanere dei siciliani, che non ci possa essere più questa devastazione a cui continuiamo ad assistere ogni anno, e quindi veramente chiediamo con forza a tutta la politica siciliana di mettere in campo una proposta seria.